dei territori più belli, verdeggianti, incontaminati della regione Campania. È il cosiddetto triangolo verde, nel quale sono racchiusi i comuni di Sassinoro, Morcone e Santa Croce. Ebbene, proprio in questo territorio verdeggiante, la regione Campania vuole creare una centrale di compostaggio dei rifiuti. Sì, questo è quello che dovrebbe diventare l'impianto di compostaggio di Sassinoro, un impianto che dovrebbe accogliere 22.000 tonnellate annue all'inizio, ma si parla già di 30.000 tonnellate annue, e che è stato autorizzato dalla Regione di Campania a un privato. Ci teniamo a precisare questa cosa, perché non è di funzione pubblica, ma è un privato. Un privato. Questo una società, cosa può comportare in sé? È una società a responsabilità limitata con 10.000 euro di capitale, sì, che nell'ultimo anno ha fatturato 87 euro al mese e dovrebbe gestire qualcosa di sicuramente più oneroso. Questo impianto dovrà trattare molti codici che prevedono anche sostanze che possono provenire anche dall'Ilva di Taranto, perché essendo un privato i rifiuti potranno arrivare da qualsiasi parte dell'Italia, non è detto che possano venire soltanto dalla Campania. Un privato fa business. Abbiamo dei fiumi che scorrono, come diceva lei, proprio a pochi metri. C'è il torrente La Sassinora, c'è il fiume Tammaro, il quale fiume Tammaro va poi a confluire nel lago di Campolattaro. Questo è molto importante. Quale lago di Campolattaro dovrà per un provvedimento della Regione Campania dovrà diventare potabile, per cui dovrà servire tutto il territorio del Beneventano. Quindi il problema della spazzatura che verrebbe ad essere impiantata nella nostra zona creerebbe un'enorme difficoltà non soltanto al nostro territorio, ovviamente a tutto l'Alto Tammaro, arriverebbe fino a Benevento, e di questo ovviamente il danno... Si sa anche poco questo. Forse nemmeno si è addentro a questa questione. Sono tante le motivazioni per le quali noi siamo qui a difendere questo territorio, che potremmo dire il nostro territorio, ma è il territorio degli uomini, di tanta gente, di un intero territorio dell'Alto Tammaro, del Sannio. Sì. Monnezza è compatibile solo con altra Monnezza. Davvero, tra l'altro, un peccato, anche quello. Tra l'altro, a 8 chilometri nel comune di Casalduni, dove già sappiamo tutto quello che è avvenuto, soprattutto nell'ultimo periodo, dovrà nascere un altro impianto di compostaggio di 30.000 tonnellate. Questo impianto è stato programmato dalla provincia di Benevento, per cui a soli 8 chilometri andrebbero ad essere lavorati 30.000 tonnellate a Casalduni e ulteriori 22.000 qui a Siamo a sui 60.000. Quindi significherebbe davvero seppellirci dall'immondizia, saremo seppelliti dall'immondizia con tutte le dovute conseguenze del caso. Una situazione difficile, perché siamo soli, c'è un paese, Sassinoro, in cui si è formato un comitato civico, un'associazione di mamme che sono chiamate le mamme sannite, si chiamano le mamme sannite, e diciamo, la chiesa, io diciamo, nella persona mia di parroco, sono vicino al comitato e a questa associazione, e cerchiamo di portare avanti questa battaglia impari. Siamo un topolino contro una montagna, e il Monsignor Felice Crocca è venuto qui e ha mostrato, diciamo, il suo interesse per questa causa, e diciamo, gli ho fatto presente di portare questa causa a livello diocesano per sensibilizzare tutto il clero del Beneventano. E così anche ieri Monsignor Bregantini e Padre Alex Zonatelli
per hanno, hanno portato un po' il, la solidarietà del Molise, anche loro stanno facendo una battaglia per le acque del Molise e quindi ci sono vicini anche a noi in questa battaglia. Una cosa importante che volevo dire, che ha messo, ha sottolineato ieri l'arcivescovo di Campobasso, è la dimensione personale, che cosa posso fare io, quali sono le nostre colpe in, in questa situazione, come mai diciamo, il, la nostra terra, perché Monsignor Brigantini ha analizzato la Laudato Si scritta da Papa Francesco e nella Laudato Si noi sappiamo ci sono queste domande, perché, perché diciamo, l'uomo sta distruggendo la terra, quali sono le nostre, quindi ci chiama alle nostre responsabilità personali, quindi noi che qui stiamo facendo una battaglia per non far mettere questa discarica, però siamo chiamati ognuno singolarmente a cambiare lo stile di vita, uno stile di vita che abbia innanzitutto il rispetto del creato e il rispetto della, della persona umana, il rispetto dell'uomo. E quindi ieri mettevamo in risalto la dimensione, il potere che abbiamo noi in tutto questo, perché noi possiamo intervenire non soltanto cambiando il nostro stile di vita, ma cambiando anche il nostro cuore, perché è proprio dal, dal peccato, e che nel peccato c'ha, tutto questo c'ha la radice. Se la terra, l'uomo sta distruggendo la terra, è a causa del peccato, e quindi tanti peccati che vengono commessi non sono slegati diciamo, da, da tutto questo, cioè il fatto che la terra, il creato, stiamo distruggendo il creato, è anche colpa dei nostri peccati, che peccati che magari a noi ci potrebbero sembrare slegati da questi. Ogni anno vengono uccisi milioni di bambini con l'attraverso l'aborto. E questo peccato, comunque questo sangue di questi bambini grida dalla terra. E tutti gli sconvolgimenti che avvengono anche nel pianeta sono causati anche da questo peccato che noi facciamo. Allora tornare a vedere noi stessi, a vedere nel nostro cuore quali sono le ragioni, che cammino io da cristiano sto facendo nella mia vita e qual è il contributo che io sto facendo per la salvezza dell'uomo.